Ciao e bentornati a questo nuovo video. Oggi, dopo una lunga attesa, nel senso un lungo periodo di pausa, torniamo a parlare dei manga di ottobre, cioè dei manga del mese, ovviamente. E in questo caso è ottobre 2024, anche se è già iniziato effettivamente, però devo dire che fra tutte le cose che ho segnato, fondamentalmente ne è uscita tipo una, per cui più o meno. Quindi andiamo un po' a vedere che novità ho trovato. Ve lo dico chiaro e tondo, non sono riuscito molto a trovare quelle degli editori tra virgolette minori. Magari per il mese di novembre cerchiamo di farci un pochino più la quadra, però abbiamo proprio quelli principali, J-Pop, Star e Planet. Sugli altri vediamo di lavorarci nei prossimi video. Però intanto vediamo di avere un po' il punto su quei manga lì. Devo anche dire che il panorama manga sta cambiando, e questo va detto, nel senso che sempre di più vediamo produzioni che non sono manga nelle uscite manga. Banalmente produzioni asiatiche, ma anche produzioni europee in stile manga. Però vabbè, io vedo di seguire un attimino quello che fanno gli editori come scelte di presentazione. Se loro li mettono fra i manga, io ve li presento come manga. Quindi partiamo con J-Pop e iniziamo con una cosa non giapponese, ovvero Radiant Sifandir Chronicles 1 di Tony Valente e Nao Kuren, che come potreste intuire dal titolo è uno spin-off di Radiant. Ora, io non ho letto Radiant, ho un numero, o forse due, non mi ricordo. Non è male, devo dire, Radiant di per sé. Prima o poi non mi dispiacerebbe nemmeno recuperarmelo, sinceramente, però per ora non l'ho ancora fatto. Non credo che ovviamente mi comprerò lo spin-off, però se foste interessati è bene sapere che esce, e quindi direi non c'è molto altro da segnalare. Poi abbiamo una cosa che sembra invece parecchio interessante, di Dior Shimazaki in The Peaceful Land, che credo che poi in realtà abbia il titolo italiano tradotto, ma vedremo poi quando arriverà effettivamente nelle fumetterie. Un'opera in 5 volumi in corso, periodicità per ora bimestrale, 192 pagine, 7,50 euro, solito brossurato, costo della coperta, ma i J-pop sono più o meno tutti così. Ci parla di Shingo Yamazaki, che da bambino è stato rapito da un'organizzazione terroristica internazionale ed è cresciuto come loro soldato. 30 anni dopo può finalmente fare ritorno alla sua tranquilla città natale in Giappone. Sarà però in grado di vivere una vita ordinaria e pacifica in questo mondo per lui allo stesso tempo così vecchio e così nuovo? Sembra una cosa interessante, se è una sorta di slice of life come pare, probabilmente mi interesserà parecchio. Vediamo un attimino com'è, di questo sicuramente lo proverò, perché mi interessicchia. Poi abbiamo l'Oshinoko Illustration Collection, Glare X Sparkle di Aka Akasaka e Mengo Yokimori, un artbook in volume unico, 20x28, 144 pagine a 20 euro, con le illustrazioni di Oshinoko realizzate fino a maggio 2023. Oltre 130 splendide immagini a colori, commentate dall'artista, con i design iniziali dei personaggi, in più una speciale conversazione fra Yoko Yari e lo sceneggiatore Aka Akasaka. In più un episodio inedito del manga pubblicato in patria in origine nel 2022 nell'albo fuoriserie Young Jump Heroine 2. Interessante alla fine, devo dire che anche a livello grafico non è niente male. Oshinoko, magari anche su questo un pensierino ce lo si fa. Poi abbiamo My Dress Up Darling Bikini Doll Book di Shinichi Fukuda, un volume unico, anche questo in formato 17x24, 96 pagine a colori, anche questo a 20 euro. E per tutti gli amanti dell'anime arriva questo volume che approfondisce e fornisce dietro le quinte della serie. Illustrazioni, commenti degli autori su ogni episodio dell'anime, interviste al regista, è fondamentalmente il fanbook definitivo per le schiere di appassionati di My Dress Up Darling. Sinceramente non so quanto mi possa interessare, visto che è legato più all'anime che al manga, e sapete che in genere preferisco dedicarmi all'opera originale. Però magari dargli un'occhiata ci potrebbe anche stare, se siete molto molto fan dell'opera. Per concludere con J-Pop vi segnalo una news arrivata in realtà un po' dopo lo standard, ma di cui assolutamente vale la pena di parlare, perché a ottobre dovrebbe effettivamente esordire per la prima volta in Italia Astro Boy di Osamu Tezuka in versione integrale. È già stato pubblicato più volte in realtà Astro Boy, la serie principale, diciamo, perché J-Pop ha recentemente pubblicato un volume di una miniserie successiva, ma tutte le pubblicazioni precedenti italiane sono sempre state delle selezioni di racconti. Questa invece per la prima volta è effettivamente la versione completa. Saranno 9 volumi integrali di circa 380 pagine al prezzo di 15 euro l'uno. Sinceramente è probabilmente il personaggio cardine di Osamu Tezuka, io non vedo l'ora sinceramente di leggere le sue avventure integrali. Certo, fumetti nati per un pubblico molto giovane, però secondo me hanno un fascino ineguagliabile. Tra l'altro immagino che qualche fan di Pluto potrebbe venirselo anche a guardare, visto che quella gran bella opera ha comunque qui le sue origini. Comunque, consigliatone, vabbè, se non conoscete Astro Boy, Atom è un piccolo robot creato per sostituire il figlio del suo creatore,
poi abbandonato dallo stesso e che diventerà comunque un po' un simbolo in Giappone ed è veramente un manga amatissimo da tutti, me compreso. Quindi passiamo a questo punto a Star Comics. Per Star Comics intanto arriva il Dragon Ball Super Illustration Book, un artbook di 240 pagine in formato 19x27, cartonato con sovracoperta e box. Contiene anche un poster e costa 49,90€. Non è poco e forse non dovrei dirlo, ma esistono edizioni estere di questo stesso artbook tranquillamente trovabili su Amazon. E io vi lascio il link in descrizione anche delle versioni estere, che in teoria dovrebbero raccogliere esattamente le stesse cose. Ora, io ovviamente non ci posso mettere la mano sul fuoco, ma visivamente sembrano proprio lo stesso e quindi mi aspetterei così. Non venite poi a lamentarvi con me se per caso però poi il contenuto è vagamente diverso, eh? Io mi baso sulle informazioni che ho. Comunque, in un esclusivo box il volume presenta interviste, schede di approfondimento, una cronologia dettagliata delle uscite relegative alla mitica serie e tante tante illustrazioni a colori, schizzi e preziosi interventi inediti del compianto Akira Toriyama. Quindi, proseguendo ancora, abbiamo poi un'altra cosa collegata al mondo di Dragon Ball, ovvero Dragon Ball SD volume 1, Dragon Ball Super Deformed. Sinceramente non ne capisco tanto il senso, sono curioso di capirlo, quindi il primo volume probabilmente lo comprerò. Sono 192 pagine a colori a 7,90€. Si parla di un po' remake, un po' reinvenzione, che gioca con le vicende iconiche che tutti conosciamo. È realizzata da Nao Oishi ed è adatta a un pubblico di ogni età. Vedremo, da fan di Dragon Ball un'occhiata gliela do per forza, però magari ne riparliamo quando esce. Poi abbiamo Yume Ochi, Dreaming of Falling for You, volume 1 di 4. Un manga di Ryoma Kitada, protagonista è Tsutomu Chono, un universitario schivo e solitario, pieno di rimpianti legati all'epoca delle superiori. Un giorno entra in possesso di un bizzarro manga che ha il potere di ricatapultarlo, proprio in quel periodo quando si addormenta. Inizia così una nuova vita studentesca in cui vivere finalmente al massimo la gioventù ormai sfumata. Adesso, a parte il fatto che lui è un universitario, e quindi stiamo parlando di tipo 6-7 anni prima, quindi non è che sia così sfumato, però va bene. Le sue nuove scelte gli permetteranno di stringere nuove amicizie fra le sue ex compagne di scuola? Amicizie? Ora, il fumetto sarà pubblicato sia in versione regular che in versione variant, che è identica alla regular ma senza maglietta, e poi anche con un cofanetto per raccogliere tutti i 4 volumi, 3 illustration card e basta. Il volume normale costa 6,50€, il cofanetto costa 11,50€ e la versione variant invece 7,50€. Poi abbiamo Choking on Love volume 1, serie in corso in Giappone, cadenza prevista trimestrale. Protagonista Ibari, che frequenta l'Accademia di Belle Arti, è complessata perché rispetto alle altre si ritiene normale. Poi incontra Gaku, un ragazzo estroverso che canta in una band e frequenta il suo stesso dipartimento, e da allora la sua vita studentesca serissima comincia a stravolgersi. Una love story travolgente fra due ragazzi completamente diversi, con una trama veramente originale che non mi ricorda assolutamente nessun'altra opera shoujo. Sì, invece. Però, va bene. Comunque, vabbè, ci può sta se siete fan del genere. Poi abbiamo Willowing di Francesca Siviero, dal talento di questa mangaka italiana, un'appassionante miniserie dark fantasy dai contorni BL, che sarebbe Boys Love. Kif è un romanziere di successo diventato Ikikomori e riesce a ritrovare la luce dopo essere entrato in contatto con un'immagine che si dice rappresenti Willowing, una fantomatica oasi naturale che si narra essere la fonte della civiltà umana. Lui si mette così in viaggio alla ricerca di questo luogo leggendario e con esso dell'ispirazione perduta. Boh, va bene. Poi abbiamo anche Sleepy Boy di Marika Herzog, un'altra serie in corso, definiamola manga europeo. Nate ha un problema davvero serio, non appena si addormenta i suoi incubi prendono vita e rischiano di minacciare l'incolumità delle persone. Per proteggere i suoi cari, beve continuamente caffè pur di restare sveglio, ma un giorno inspiegabilmente sogno e realtà sembrano fondersi. Nate si accorge con orrore che i suoi incubi non svaniscono anche se lui è sveglio. Comunque, bianco e nero, con sovracoperta, 168 pagine, 7,50€. Potrebbe anche essere carino, come no. Poi vi segnalo anche The Reaper and the Waiting, un volume unico in collaborazione con Jundo. È un emozionante boys love dalle tinte acquarello firmate da J.S. Art, che ha incantato i lettori di Webtoon. Ovviamente J.S. Art è una delle autrici più popolari sulla piattaforma Webtoon, come più o meno quella di qualsiasi Webtoon venga pubblicato in Italia. E un mietitore, un'anima misteriosa che lo segue ovunque, un mistero da risolvere, tristi ricordi andati perduti. Sono 208 pagine a colori con sovracoperta, 9,90€. Boh, non ho nient'altro da segnalare. Quindi passiamo a Planet Manga, e qui Planet, quindi al solito proposte un po' particolari, diciamo. Torna finalmente Food Wars dopo l'edizione Goen. Ciao Goen,
Planet ha preso i diritti e ora lo pubblica. E come ce lo pubblicherà mai? Food Wars? Visto che a Lucca c'è l'autore, giustamente Panini dice portiamo un po' di volumetti a Lucca, non solo uno. E quindi pubblica contemporaneamente i primi tre cofanetti, ognuno con 6 storie, per un totale di 18 volumetti. Tra l'altro, anche i 18 volumetti singoli saranno pubblicati tutti insieme lo stesso giorno, perché le case editrici adorano le fumetterie che devono potenzialmente esporre questa roba. Ok che è un'opera già pubblicata, però magari serializzarla come si faceva una volta avrebbe aiutato. In ogni caso, viene proposto in questo modo, ci sono 3 cofanetti appunto al prezzo di 42 euro. Il primo contiene una cartolina esclusiva, gli altri due non lo so. Ma non finisce qua, ovviamente, perché c'è anche il Food Wars cofanetto deluxe, che non solo contiene i primi due volumetti in edizione Variant, ma anche dei fantastici gadget, ovvero delle bacchette per mangiare, una bandana e 3 fantastiche cartoline, il tutto al prezzo di 29,90€. Ora, piccola noticina, non facciamo troppo i cattivi. Di primo acchito ho detto, madonna, un po' troppo. Sì, è vero, però alla fine se ci pensate di comprarvi la bandana, le cartoline e le bacchette in una qualsiasi fiera del fumetto, io dubito che spendete meno di 15 euro, quindi più o meno siamo lì. Poi, per carità, frega niente, non le comprerai mai, ci siamo capiti. Comunque, non abbiamo finito, ovviamente. Approfittando di questo, esce anche il Food Wars calendario 2025, un calendario in formato 42x29, 14 pagine, beh sì, è un calendario, 19,90€ per tutto il 2025, ma non finisce qua perché c'è anche un'edizione in più, ovvero quella del Food Wars calendario 2025 più Food Wars 1 con un'altra variant, e questa costa 26,90€ per tutti i grandi fan di Food Wars. E qui abbiamo concluso con Food Wars, per fortuna. Poi abbiamo Goku Rakugai 1, che uscirà sia regular a 5,20€ che variant a 7,90€. Nel fervente oscuro quartiere di Goku Rakugai, All Might Tao accettano ogni tipo di incarico. Si tratta di eliminare qualcuno o di vedersela con famelici demoni. Consigliato ai lettori di Jujutsu Kaisen e Demon Slayer. Se tanto mi da tanto è disegnato male e scritto peggio. Top. L'edizione Variant comunque contiene anche un magnete apri bottiglie. Sarà davvero un apri bottiglie? Sarà invece un portachiavi? Sarà uno spazzolino da denti? Un cinturino per attaccarci lo smartphone? E Panini, potrebbe essere qualsiasi cosa. Poi abbiamo Licorice Recoil, il manga del pluripremiato anime su Crunchyroll. E per me si può anche finire qua di parlarne, perché sapete che le versioni manga degli anime è boh. Quindi se amate l'anime, ma davvero tanto, ci può stare. Brossurato, 152 pagine, bianco nero colori, 7€. Olè. Decisamente più interessante, almeno così, senza saperne nulla di particolare, è Tank Chair. A volte bisogna uccidere per tornare a vivere. Un manga di Manabu Yashiro, che in realtà sarà in prezzo lancio a 1€ nei primi ordini, quelli in teoria già fatti dalle fumetterie. In più ci sarà anche la variant esclusiva a 7€. Ci parla di Nagi Taira, spietato killer, che rimane ferito da un proiettile, intercettato per salvare la sorella minore. Ora è costretto su una sedia a rotelle, ridotto a un vegetale, si risveglia solo quando qualcosa lo minaccia, innescando il suo istinto omicida. Un manga violento, sofisticato, assurdo e geniale, la nuova super hit di Kodansha, la casa editrice dell'Attacco dei Giganti e Blue Lock. Vedremo. Lo proviamo, potenzialmente mi diverte, ma ne riparliamo. Poi abbiamo effettivamente l'unico manga già uscito, ovvero Kindergarten's War, che fondamentalmente è una sorta di Sakamoto Days, ma ambientato in un asilo dove i maestri devono difendere i bambini dai killer, tipo. La protagonista è la Dolce Rita, leggendaria ex sicaria in cerca della libertà e del grande amore. Anche qua sia regular a 5,20€ che variant a 7, autrice o autore, Yu Chiba, non lo so. Poi abbiamo Reborn Richman 1, il manua della famosa serie live action su Rakuten Viki. Ok, si parla del campagnolo Yong-Woo Yo, che sogna di lavorare per la Son Young Corp. Dopo 13 anni di fedele servizio si è trovato coinvolto in qualcosa di più grande di lui e l'azienda lo ripaga commissionando la sua morte. Chi lo ha incastrato? Yong-Woo torna indietro nel tempo e rinasce nel corpo di Dong-Jin, nipote del fondatore dell'impero, ora potrà finalmente farsi giustizia. La serie campione di incassi per l'editore Mumpia, che è stata un caso in Corea del Sud, anche per i rimandi alla storia recente del paese. Autori sono GP, BG e SK,
È un brossurato di 320 pagine a 14,90€. Ammetto che la trama sembra anche interessante. Però boh, non amo molto i webtoon, quindi non credo che lo recupererò. Poi abbiamo una riproposta. Torna Host Club Amore in affitto, ora in una double edition. Gli avvenenti membri dell'Host Club intrattengono le studentesse del liceo Ouran con metodi alquanto originali e decisamente esilaranti. Per ripagare un vaso costosissimo rotto per sbaglio, Harui non ha altra scelta che entrare a farne parte. Una pietra miliare dello shoujo manga torna disponibile finalmente. C'è anche l'anime su Netflix, è un brossurato 360 pagine, forse, 14,90€, il prezzo, non il mio genere, ma ci sta. Poi abbiamo Moriarty the Patriot The Remains, lo spin-off dell'acclamato Moriarty the Patriot che non ho mai letto, di Yosuke Saita e Hikaru Miyoshi, 208 pagine a 5,20€, anche qua direi che non c'è moltissimo da approfondire. E poi abbiamo quegli strani manga Disney. Abbiamo The Nightmare Before Christmas, il viaggio di Zero, manga omnibus che ripropone le avventure del cane di Jack Skellington, di Tim Burton, DJ Milky, Kiyoshi Arai e Kei Ishiyama, brossurato 400 pagine a 18€. Ancora Twisted Wonderful, il manga Book of Heartable 1 torna con una variant deluxe, ma in più non solo la copertina inedita ma anche pagine extra a colori, così chi si è già comprato l'uno se lo deve ricomprare se vuole la cosa in più. Grande proposta. 200 pagine, 9€, di Yana Toboso, Wakana Azuki e Sumire Kouono. Poi abbiamo Twisted Wonderland, il manga Buko Savannah Claw, ispirato al mondo del Re Leone, brossurato 184 pagine a 7,50€, che ovviamente esce anche in versione variant deluxe, questa volta subito. Pagine a colori aggiuntive, costa 9€ invece di 7,50€, è ok. Poi ancora c'è Twisted Wonderland Anthology con storie e illustrazioni inedite di questo mondo, fra di Ayana Toboso, Daisuke Agiwara, Igasa Akai e Esora Amaichi, 208 pagine a 9€, con 8 pagine a colori e poster speciale tra cover e blocco libro, ce lo specificano proprio dov'è il poster. Oltretutto sarà anche proposto in edizione bundle contenente sia l'Anthology 1 che Savannah Claw 1, ovviamente regolare. Quindi, per concludere con i manga, la cosa meno manga presentata a ottobre da Panini, ovvero nella fantastica edizione Marvel Manga Edition, arriva X-Men Kitty Pryde, L'ombra e la fiamma, in cui Kitty Pryde arriva in Giappone, effettivamente vedete è ambientato in Giappone, una affascinante storia scritta da Akira Yoshida e disegnata dal leggendario artista Paul Smith, che di manga, insomma, non è molto. Se volete ridere, l'unica cosa che sembra davvero giapponese, oltre al setting giapponese, è Akira Yoshida. Il problema è che Akira Yoshida non è giapponese. Akira Yoshida è C.B. Sebulski, uno dei pezzi grossi di Marvel, che ai tempi aveva usato questo pseudonimo per scrivere. Vi lascio immaginare gli americani incazzati perché si è fatto passare per un giapponese, perché il problema non è farsi passare per qualcos'altro, ma l'appropriazione culturale. Americani, io, se non esistessero, andrebbero inventati, o forse no. Comunque, direi che con questo è davvero tutto per le uscite manga di ottobre, almeno quelle che sono riuscito a trovare. Fatemi sapere se fra queste cose c'è qualcosa che vi interessa particolarmente oppure no. Se avete anche dei consigli su dove recuperare altre case editrici specifiche che mi dicano con precisione cosa esce nei loro cataloghi, perché vi assicuro che non è semplicissimo e in genere tu le cose le annunci e poi non arrivano. Comunque, se siete arrivati fino qua lasciatemi nei commenti la bandierina del Giappone, che secondo me esiste nell'emoticon. Poi mettete un like, iscrivetevi al canale, cliccate sulla campanella per sapere quando esce il prossimo. Vi ricordo che mi trovate live tutti i giorni dal lunedì al venerdì alle 18 e la domenica alle 21 su Twitch. Poi c'è Instagram, TikTok, Facebook, gruppo Telegram in cui parliamo di fumetti, canale con notifiche, canale con le offerte. Con questo è davvero tutto e per ora potere pelato!